Immaginate un bosco grande quanto le città di Milano, Firenze, Napoli e Palermo messe insieme. Incredibile ma vero, quest'area sterminata è pari a quella andata in fumo in un solo anno, il 2016. 58.000 ettari devastati dagli incendi, un record che speriamo non si ripeta quest'anno. Eppure le premesse sono tutt'altro che rosee. La legge Madia ha decretato la fine del Corpo Forestale dello Stato e l'assorbimento del personale in quello dei Carabinieri. Ad ereditarne i compiti di lotta agli incendi sono invece i Vigili del Fuoco, il cui sindacato però lamenta: subentriamo solo da quest'anno e senza un numero sufficiente di uomini. Degli 8.000 forestali, solo 300 sono passati nelle nostre fila. Questo, sommato ai 3.000 pompieri che già mancavano in organico, mette in crisi il sistema di spegnimento a terra. Quanto alle capacità di spegnimento aereo, le notizie sono persino peggiori. Invitiamo tutte le regioni, che non lo hanno ancora fatto, a dotarsi di una propria flotta. È l'esortazione del capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio. Il dito è puntato contro Sicilia, Basilicata, Molise, Abruzzo, Marche e Umbria, che hanno dichiarato di non avere nessun mezzo aereo disponibile in caso di grandi incendi. Tra tanti allarmi, però, una buona notizia c'è. La flotta aerea dello Stato, rispetto allo scorso anno, è stata potenziata, arrivando a 16 Canadair e 4 elicotteri Ericsson. Quando le regioni non ce la fanno con i propri aerei, o quando non li hanno affatto, possono chiedere l'intervento dello Stato.